Ben ritrovati amici di borsa, sono Anthony Famulari, consueto appuntamento settimanale, applichiamo un metodo FAM in live. Il nostro lavoro ogni settimana è quello di verificare se dobbiamo ribilanciare il portafoglio, quindi se dobbiamo applicare una rotazione, e 2 volte al mese andiamo a ribilanciare le posizioni se il rischio cambia notevolmente, quindi dobbiamo gestirlo. Ripetiamo brevemente i casi. Soddisfatti i quali dobbiamo applicare una rotazione. Se un titolo che abbiamo in portafoglio scambia sotto il prezzo medio volumetrico, se supera la soglia limite in classifica, se presenta un'anomalia di volatilità oppure viene rimosso dall'indice. Qualora dovesse verificarsi una o più condizioni, allora applichiamo la rotazione. Se siamo in una fase positiva, la rotazione sarà completa, vendiamo e ne compriamo un'altra. Se siamo invece in una fase negativa, vendiamo l'azione e non ne compriamo più, perché se siamo in una fase negativa non possiamo comprare azioni. Allora, se volete vedere il portafoglio generale, potete andare su Trading, Portafogli, e questo è il portafoglio generale. Questo è il valore generale del portafoglio, questo è il guadagno di tutto il portafoglio o la perdita, l'esposizione totale, la liquidità sul conto, e queste sono tutte le azioni singole, le azioni che fanno parte del portafoglio, il nome, la variazione percentuale, la quantità e il guadagno, la perdita di ogni singola azione. A me piace ordinarle dalla perdita più grande al guadagno più grande. Mi piace ordinarle dalla perdita perché sono le perdite che a me piace controllare. I guadagni non me ne frega nulla. So che può sembrare strano, ma vi posso garantire che un trader serio si concentra unicamente sulle perdite. Come diceva il mio maestro di trading, i profitti vengono da soli, non li dobbiamo gestire. Ok, adesso andiamo a vedere quindi se dobbiamo ribilanciare il portafoglio, quindi applicare qualche rotazione. Cominciamo dalla prima. I titoli evidenziati in blu sono le azioni che ho in portafoglio. Fortinet scambia sopra il prezzo medio volumetrico. Non presenta anomalie, quindi non dobbiamo fare nulla. Andiamo su ResMed, stessa cosa, non dobbiamo fare niente. Eli Lilly, niente. Nvidia Corporation, non dobbiamo fare niente. Intuit, non dobbiamo fare nulla. Waters Corporation, non dobbiamo fare nulla. Perkin Elmer, non dobbiamo fare nulla. MSCI, non dobbiamo fare nulla. Generac, non dobbiamo fare nulla, vedete, scambia sempre sopra il prezzo medio volumetrico, non presenta anomalie. West Pharma, non dobbiamo fare niente. Adobe, non dobbiamo fare niente. IDEX, non dobbiamo fare nulla. Charles River, Illumina, Domino's Pizza, Target, Corporation, Mid America, Edwards, Extra Space, Zoetis. Vado a scorrere la classifica. Otis, non dobbiamo fare niente, scambia sempre sopra, non presenta anomalie. Avalon Bay, vedete com'è molto semplice applicare il metodo e come è veloce, bastano un paio di minuti a settimana. Arista Networks, non dobbiamo fare niente. Pool Corporation, non dobbiamo fare niente. Equifax, guardate come è vicinissima alla centesima posizione, e quindi nelle prossime settimane Equifax sarà una azione che dovremo sicuramente ruotare. Allora, andiamo adesso a verificare se ci sono azioni che abbiamo comprato, quindi evidenziate in blu, diciamo nella parte oltre la centesima posizione. Quindi andiamo a mostrare dalla 101esima posizione fino alla 200esima. Come facciamo? È molto semplice. Andiamo a ricordarci questo numero qua, cioè la forza, il valore della centesima azione, che in questo caso, che oggi è Roper Technologies, 40,13, e utilizziamo
la variabile filtro, vedete? La variabile filtro la utilizziamo 49, 40,13. In questo modo stiamo dicendo allo screener, mettimi in ordine dalla più forte alla più debole, ma sotto il valore 40,13. In questo modo stiamo andando a verificare dalla 101esima fino alla 200esima. Ecco, DXC Technology evidenziata in blu, quindi ce l'ho in portafoglio ed è oltre la 100esima posizione. Quindi siamo per DXC Technology, abbiamo questa seconda condizione che è soddisfatta, cioè ha superato la soglia limite in classifica. Quindi la dobbiamo ruotare. Come si fa a ruotare? Molto semplice. Poi scambia anche sotto il prezzo medio volumetrico, ma in ogni caso ha superato la 100esima posizione e quindi la dobbiamo ruotare. In ogni caso l'avremmo ruotata ugualmente perché scambia sotto il prezzo medio volumetrico. Quindi per ruotare una posizione è molto semplice. Abbiamo un'esposizione di 370,50 dollari. Dobbiamo chiudere tutta la posizione. Eccola qua. L'ho chiusa tutto, non mi interessa più niente di DXC Technology perché non soddisfa più i requisiti per mantenerla in portafoglio, quindi l'ho venduta. Vado a eliminare il colore perché non ce l'ho più in portafoglio. Torno a mostrare tutte le azioni, quindi dalla prima, dalla più forte, alla più debole, quindi dall'inizio della classifica, e vado a comprare la prima, vado a sostituire DXC Technology con la prima più forte che non ho in portafoglio. La prima più forte che non ho in portafoglio è Moderna, ma non posso permettermela perché per il rischio di Moderna e per il prezzo di Moderna attualmente con i miei 15.000 euro sono sottocapitalizzato perché potrei permettermi soltanto 0,53 azioni. Quindi non posso permettermela. Vado su Gartner, presenta un'anomalia e quindi non posso permettermela. La prima azione più forte che posso permettermi perché soddisfa i requisiti e che non ho in portafoglio è Albemarle Corporation. Quindi quante azioni posso permettermi? 1,72. 1, vado a ragionare sempre per difetto 1 e vado a comprare un'azione di Albemarle. Ok? Quindi abbiamo sostituito DXC Technology con Albemarle che andiamo a evidenziare in blu. Ok? Quindi oggi, dopo 3 settimane, abbiamo applicato la prima rotazione di mercato, la prima rotazione di portafoglio. Bene, è tutto ragazzi, grazie per avermi ascoltato, vedete com'è molto semplice applicare il metodo, bastano pochi minuti a settimana, ogni settimana. Non fatevi condizionare se ruotate una posizione in perdita o in guadagno, non vi deve minimamente interessare, dovete pensare che il profitto è una conseguenza di un insieme di comportamenti positivi che dobbiamo ripetere nel tempo, ogni settimana. Ok? Quindi non fatevi mai condizionare né dalle perdite né dai guadagni. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima settimana. Ciao.